Ciao, sono Samantha. Qualche anno fa a Villa Puricelli abbiamo ragionato sull'importanza del patrimonio di piccole grandi storie che apparteneva a ciascuno dei nostri anziani, degli anziani ospiti di questa struttura divisa tra casa albergo e residenza sanitaria assistenziale che si trova a Vodio Lomnago. Insieme all'equipe di animazione, ai volontari, ai colleghi, ai parenti abbiamo raccolto circa un'ottantina di storie e sono state inserite nel loro contesto storico, culturale, di tradizioni e di vita di persone. Oggi, grazie agli attuali mezzi, possiamo superare la tradizione del libro parlato e possiamo far sì che questo libro non sia solo ascoltato, ma sia anche arricchito da immagini, immagini che ci consentono di rivivere pienamente l'epoca dei nostri anziani, un'epoca ormai lontana per la maggior parte di tutti noi. Lo scopo ultimo di questo libro è lasciare un patrimonio ai giovani, un patrimonio che non merita di essere perduto e tantomeno dimenticato. Noi nel redigere questo libro ci siamo entusiasmati e ci siamo emozionati molto. Siamo sicuri che la stessa emozione la proverete voi nell'ascoltare queste storie. Il collegio arcivescovile di Filippi di Varese nasce nel 1950. Monsignor Tarcisio Pigionatti, divenuto per anni un punto di riferimento del territorio varesino, ne fu il primo rettore. L'istituto invece nasce nel 1986 e tradizionalmente offre un'istruzione professionale, scuola alberghiera, di alto profilo, affiancata da una formazione culturale, umana e spirituale. È ubicato in un grande parco tutelato dai beni ambientali e le scuole sono ospitate nella Villa Valcavi del 1700 e nella Villa Pierabò del 1500. Di tutto questo splendido contesto, però, sembra che Giuseppe Bianchi ricordi ben poco. L'unica cosa che è ben presente nella sua memoria è la grande vivacità di quando erano ragazzi, al punto da sfuggire anche al controllo dei propri inflessibili superiori. Eravamo quattro fratelli maschi. Mi sono diplomato al liceo classico e ho fatto il bibliotecario a Varese. Ho avuto un'educazione religiosa molto restrittiva e questo è stato per me sempre d'ostacolo per relazionarmi con gli altri. Al Collegio De Filippi ho avuto molte esperienze simpatiche, però che scavezzacollo i ragazzi! Anche se sorvegliati da tre preti e da due laici, riuscivano a sfuggire al loro controllo per andare a divertirsi. Vivevo con mia madre e quando è morta la mia vita è cambiata perché non sono più riuscito a gestirmi. Ora cerco di aiutare gli altri. Edoardo VIII fu il re della Gran Bretagna nel 1936. Innamoratosi dell'americana Wallis Simpson, che era divorziata, fu costretto ad abdicare, lasciando il trono al fratello Giorgio VI, padre dell'attuale regina Elisabetta. Nominato duca di Windsor, iniziò a girare il mondo frequentando la cosiddetta buona società e il suo modo di vestire fu di ispirazione per la moda del tempo. Lasciò un ottimo ricordo di gran signore, come ci dice Mario Guastoni, in tutte le persone che dovette incontrare in questo suo girovagare. Mio padre era avvocato, mia madre una modista, lavorato anche per le sorelle Fontana. Dopo il fascismo e la seconda guerra mondiale sono andato in Francia, poi in Germania, dove mi sono diplomato in tecnica alberghiera e poi sono tornato in Francia. Parlo correttamente quattro lingue. Mi sono sposato in Francia a 28 anni con una donna ebrea e ho avuto una vita ottima. Ho lavorato in grandi catene alberghiere e poi in Sardegna,
assunto addirittura dallo sceicco Aga Khan. Ho conosciuto i più grandi attori come Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, una vera signora. Ho conosciuto anche industriali e faccendieri. C'era di tutto, persino l'ex re Edoardo VIII, un vero signore anche lui, che ha abdicato per amore. Ho un cane, si chiama Poldo, e quando vado a casa mi riempie di feste. Ora studio russo per conto mio. Enrica Rota ha viaggiato molto, è stato in Inghilterra ed è rimasto colpito dal cambio della guardia, forse spinta ciò anche dal fatto del tutto simpatico e veramente quasi unico che sia la regina Elisabetta che il marito che il figlio Carlo hanno la stessa età di Enrica, del marito e di suo figlio. È stata poi in Egitto. Sicuramente l'ha colpito la grandiosità dei paesaggi del Nilo, che dicono sia il fiume più lungo del mondo ed è una risorsa importantissima per la sopravvivenza stessa degli egiziani, sia dal punto di vista turistico sia dall'antichità per la fertilità delle sue rive. Però Enrica ha un animo molto sensibile e una cosa che l'ha colpita nel profondo è stata la constatazione della povertà delle persone che vivono sulle sponde del Nilo stesso. E qui le viene spontanea una constatazione, un invito a non lamentarsi, perché vi sono delle persone veramente in condizioni molto più drammatiche delle nostre, e anche una speranza che forse un giorno ci possa essere un momento di eguaglianza per tutti. Ho lavorato nel calzaturificio Carabelli. Mio figlio vive in America, ma presto tornerà con il mio nipotino. Ho viaggiato molto. In Inghilterra mi ha colpito la residenza della regina, che ha proprio la mia età. Così come il principe Filippo ha l'età del mio marito defunto e il principe Carlo ha l'età di mio figlio. Il cambio della guardia mi ha entusiasmato, così come i prati ordinati e verdi. Sono rimasta anche colpita dagli autobus a due piani che non ci sono in Italia. Ho navigato sul Tamigi, deliziata dal paesaggio. Ho navigato anche sul fiume Nilo e sono rimasta colpita dalle sue bellezze, ma anche la povertà degli abitanti del villaggio. Sono rimasta emozionata anche dai nomadi del deserto. Mi sembrava d'essere ai tempi di Gesù. E noi ci lamentiamo? E quella povera gente cosa dovrebbe dire allora? Quanta disparità! Ma ci sarà mai l'uguaglianza? Speriamo.